Intervista esclusiva al dottor Francesco Crescentini, medico e odontoiatra. Senta, precedentemente lei ci ha detto che grazie ad alcuni strumenti elettromedicali è possibile curare alcune patologie. Patologie, se ho ben capito, soprattutto muscolari. No, no, non solo muscolari, sono tutte, la medicina rigenerativa fisica riguarda tutti i tessuti indifferentemente. Bene, e quindi potremmo dire che può avvenire una rigenerazione dei tessuti su tutte le parti del corpo? Certo, assolutamente sì, fino a quando il tessuto ha una minima possibilità di recupero, queste informazioni biologiche e bioattive sono in grado di riattivare quei processi di riparazione che si sono silenziati nel tempo, diciamo. Quindi è possibile curare malattie di diverso tipo, dall'infarto all'ulcera? Beh, sicuramente sì, l'infarto sicuramente sì, perché l'ho fatto su di me, quindi per certo posso dirvi che il cuore è guarito completamente, perciò non lasciando neanche la memoria dell'infarto, così come è stato, anche se era stato un infarto abbastanza importante. Per quanto riguarda gli altri tessuti, l'abbiamo dimostrato e pubblicato su riviste nazionali e internazionali, in congressi nazionali, mondiali, a tutti i livelli, sia nell'ambito della chirurgia maxillofacciale orale, sia nell'ambito della dermatologia, sia nell'ambito della medicina anti-aging, sia nell'ambito della neurologia e della medicina dello sport e della traumatologia sportiva. Quindi la possibilità di agire su tutti i tessuti ci permette di avere un mezzo, diciamo, che amplifichi la capacità del nostro organismo di riparare. Noi in medicina abbiamo studiato sempre come i tessuti si ammalano, ma poco come i tessuti riparano, ma in realtà la nostra sopravvivenza è legata alla nostra capacità di riparazione. Questa è la parte della medicina che deve essere studiata con più attenzione. Già mi sono trovato a fare interviste, diciamo, di questo genere e soprattutto di questo livello. Interviste dove la scienza si pone al servizio, effettivamente al servizio dell'uomo. In fondo lei ci sta dicendo, in parole molto semplici, che la salvezza dell'uomo avviene attraverso la percezione, la scoperta scientifica di alcuni presupposti che noi ancora non conosciamo molto bene. Ma come reagisce, questa è la domanda, come reagisce la medicina convenzionale? Ma la medicina convenzionale reagisce bene, cioè fino adesso in qualsiasi parte del mondo noi abbiamo presentato i nostri lavori e abbiamo avuto grossi apprezzamenti, e addirittura in maniera anche abbastanza, come dire, impensabile, uno dei congressi più grossi che ho fatto io ad Abu Dhabi sulla terapia fisica del diabete è stato sponsorizzato da un'azienda farmaceutica, quindi da una delle più grosse aziende farmaceutiche del mondo, per cui questo ci dà l'idea che probabilmente stanno cambiando i tempi e che quindi probabilmente c'è nell'aria la sensazione che ci debba essere altro oltre a quello che conosciamo, che utilizziamo comunemente. Quindi poniamo i segnali a questo mondo, diciamo, nuovo, questa rete di comunicazione tra le cellule. Quindi potremmo dire che la malattia che avviene all'interno di ogni singolo individuo la malattia che è dovuta a una distorsione della comunicazione che avviene tramite le cellule. È una distorsione di comunicazione sicuramente, che non è solamente una distorsione di tipo chimico ma anche fisico, cioè qualsiasi cosa modifichi il sistema di comunicazione, ma non solo in termini di comunicazione molecolare, ma in termini di comunicazione elettrica, quindi di sistemi di comunicazione, di connessioni elettriche, produce delle alterazioni di tipo cellulare fino a portare a patologie molto molto gravi, e questo ci dà l'idea di come noi siamo completamente connessi con l'ambiente, oltre che con come i nostri organi sono tutti interconnessi e quindi non si possono mai dividere e studiare uno per volta. Quindi la distorsione di questi segnali, quindi di questa distonia che c'è di comunicazione tra le cellule, potremmo dire
che questo mondo cellulare, questa comunicazione è come se fosse una sinfonia di Mozart che all'improvvisa viene, c'è un violino che suona male, c'è una tromba che fa dei capricci. E l'ambiente, quello che succede nell'ambiente, l'inquinamento e quant'altro, è una delle cause, può essere una delle cause di questa distonia di comunicazione, fra le cellule. Sicuramente sì, cioè per seguire l'esempio che ha fatto lei, noi dobbiamo immaginare le cellule come ognuna di loro come una radio che trasmette diciamo una musica. Ogni tessuto trasmette una musica diversa. Quando tutti i tessuti comunque trasmettono direttamente, nasce veramente una sinfonia che ha diciamo, ha una coerenza di trasmissione, una coerenza di composizione. È chiaro che da un punto di vista fisico noi identifichiamo la malattia proprio come un campo di disturbo. Quindi se noi abbiamo invece un tessuto che si ammala, questo tessuto comincia a trasmettere, le cellule cominciano a trasmettere delle musiche distorte, eccetera, eccetera, per cui alla fine tutto il corpo va a soffrire, diciamo, di queste distorsioni di comunicazione che arrivano. Se noi però, proprio per spiegare come funzionano le nostre tecnologie, imponiamo a questo sistema un'altra radio che trasmette informazioni e quindi una musica che abbia un tono e una complessità tale da silenziare tutte le altre, tutte le cellule si organizzano e si affilano, si accordano su questa nuova radio che trasmette dei segnali di riparazione, segnali di armonia. L'armonia fisica è un'armonia di tipo energetico, ma non inteso come si intende nella medicina alternativa, perché qui non è medicina alternativa, questa è biofisica applicata, ma diciamo la termodinamica dei tessuti è tale per cui una variazione anche minima della termodinamica compartimentale della cellula produce delle alterazioni di funzione e delle volte di struttura. Quindi.